Benvenuti a tutti a Are You The One Italia. Dal 15 febbraio su Paramount Plus non si tratta in realtà di un nuovo programma, ma si tratta della prima edizione italiana di un programma che è andato fortissimo nella sua edizione americana, ha avuto successo in tutto il mondo e io ho avuto l'onore di poterlo presentare, di fare la prima conduzione, e sarà un programma veramente divertente, un esperimento d'amore, un dating game dove 10 concorrenti maschi e 10 concorrenti femmine dovranno entrare in una villa e trovare l'amore. Se tutti e 20 ce la faranno, torneranno a casa con 200.000 euro. Se però non ce la faranno, torneranno tutti a casa a bocca asciutta. Quindi non c'è solo la componente di amore, ma c'è anche un po' la strategia per remare tutti nella stessa direzione e arrivare anche al montepremi finale. Oddio, in realtà il mondo dei social e la televisione sono molto differenti tra loro, molto più di quello che pensassi. Io che parlo molto spesso in camera, pensavo di essere più pronto a tutto questo, in realtà non è stato così. Ho portato sicuramente un po' la possibilità di raccontarmi in prima persona quello che faccio tutti i giorni, quindi non ho voluto avere un tono troppo alto rispetto ai ragazzi, e questa è una cosa che ha funzionato molto. Da questa esperienza invece porto nella mia comfort zone, che sono i social, sicuramente la possibilità di parlare anche più a braccio, senza voler essere sempre perfetto, che poi è quella perfezione che richiedono i social, che fondamentalmente non è quella della vita vera e fondamentalmente penso abbia anche un po' stancato. Are You The One Italia, a differenza di altri programmi di dating game, quindi ha una componente di vera ricerca d'amore, perché ho come l'impressione che in tanti dating game si cerchi un po' di creare la coppia giusto per far parlare di sé, insomma, per attirare l'attenzione. Qui invece noi vogliamo l'amore vero, e solo se troveranno l'amore vero diamo il montepremi, altrimenti si torna a casa a bocca asciutta. Abbiamo trovato un'eterogeneità di concorrenti, vanno da molto giovani, dai 20 anni fino ad arrivare a Diogo, mi sembra che sia il più anziano, sui 35 anni, ma ormai non ci sono più tutte queste differenze di rapporto, di età, insomma, più grande, più piccolo. Anzi, ho trovato che i ragazzi più giovani siano stati quelli più spigliati, quelli che hanno rotto un po' di più il ghiaccio e quelli che hanno preso in mano di più la situazione rispetto alle vecchie generazioni, che forse non erano neanche così abituate ad aggredire, insomma, come alla fine hanno fatto. Io stesso, che sono una persona molto empatica, ho fatto fatica a non prendere le parti di personaggi, diciamo, di concorrenti che hanno fatto diverse gaffe e che hanno avuto difficoltà ad aprirsi, perché tanti galli nello stesso pollaio ovviamente si sono creati un po' delle gerarchie. Io, per come sono fatto, ho preso le parti di concorrenti un po' più timidi, e quindi in realtà questo è quello che richiedeva anche il gioco, e quindi gli autori a un certo punto mi dicevano: non parteggiare per loro, perché noi vogliamo anche che si crei questa cosa, perché in effetti avevano ragione loro, un concorrente un po' più timido alla lunga è quello che alla fine tira fuori il meglio, mentre il gallo nel pollaio dà tutto subito e poi in soldoni non combina nulla.